dal cementificio, per cui sta qui, però iniziamo con i saluti. Intanto prego di accomodarvi, occupiamo gli altri posti, prego, Diego Barbuoni. Allora, io questa sera sono molto felice di aver organizzato questo incontro, che è il primo incontro dopo la presentazione delle liste, sia al Comune che alla Regione. Le liste sono state presentate entro il mezzogiorno di sabato e avevamo programmato questo incontro proprio per l'apertura della campagna elettorale. Però, come potete, avete constatato dagli inviti, abbiamo voluto fare una apertura diversa rispetto al solito, cioè il nostro non è la tipica apertura della campagna elettorale. Abbiamo voluto così riflettere su, partendo più che altro da alcune mie pubblicazioni, e mi fa molto piacere avere qui questa sera l'onorevole Ugo Crescenzi, il dottor Lucio Gaspari, oltre che Roberto De Camillis come Presidente del Consiglio, padrone di casa, e in attesa appunto dell'arrivo di Luciano D'Alfonso. E perché sono felice di avere Ugo Crescenzi, Lucio Gaspari e anche Peppino Quinti, l'ho visto prima qui dal pubblico, perché questa sera noi faremo una breve riflessione sul passato di questa regione attraverso tre mie pubblicazioni. Io ho scritto questi tre libri: L'era della balena, pubblicato nel 2003, Giuseppe Spataro, Una vita per la democrazia, la biografia di Spataro, che Andreotti mi ha presentato due volte a Roma nel 2006-2007, e poi Remo Gaspari, La politica come servizio, libro che è uscito lo scorso anno, è stato presentato da De Mita nel luglio del 2011 nel Parco dei Gesuiti. Perché partiamo da questi tre libri? Perché attraverso questi tre libri insieme a tanti amici che hanno collaborato con me, abbiamo ricostruito la storia dell'Abruzzo attraverso l'azione degli uomini della Democrazia Cristiana. L'era della balena contiene le interviste ai 14 parlamentari ancora in vita nel 2003, tra cui c'era anche il fenomeno di Castelli, oltre che Remo Gaspari, Aiani, Tancredi. Invece le altre due pubblicazioni sono due biografie, e io ho cercato attraverso queste pubblicazioni di dare una lettura della vicenda politica, sociale ed economica della nostra regione. Ed ecco perché diciamo oggi che noi facciamo una lettura, il titolo è Spataro a Natalia Gaspari, l'Abruzzo del passato nelle pubblicazioni di Vicio di Piazza, da qui il futuro dell'Abruzzo. Il futuro dell'Abruzzo sarà sicuramente Luciano D'Alfonso che vincerà le elezioni regionali. Ringraziamo la società Sei Online che sta facendo la trasmissione streaming, cioè ci farà la diretta in streaming, quindi chi vuole potrà vedere su www.seionline.it la nostra serata. Io non mi dilungo perché parlerò poi quando viene Luciano D'Alfonso. Adesso do la parola a Roberto De Camillis, che qui in veste di Presidente del Consiglio Comunale, si vede benissimo che è anche candidato a sindaco con una coalizione con tre liste civiche, e la fortuna ha voluto che oggi pomeriggio c'è stato il sorteggio, e il primo sindaco è Roberto De Camillis, e il primo simbolo la scheda sarà difendere Pescara, oltre che poi gli altri due simboli dei comunisti, sindaco e progetto Pescara, che sono i tre simboli che sostengono appunto la candidatura di Roberto De Camillis. Ma Roberto De Camillis questa sera non parlerà da candidato a sindaco, parlerà da Presidente del Consiglio. Prego. Quanti voi per essere venuti qui questa sera a questo appuntamento, a questo invito di Vicio di Biasi, il quale già mi ha etichettato con una
una candidatura, ma non potrò parlare della mia candidatura, per cui sarò costretto a portare solo i saluti, essendo padrone di casa. Questo mi è dovuto nei confronti di chi interviene questa sera: il professor Gaspari, Ugo Crescenzi, Peppino Piedi. Non ho difficoltà a dire che questa è una riunione di vecchi amici, di amici che hanno percorso una lunga strada politicamente e non solo politicamente. Ci ha accomunati l'idea, un'idea della nostra città, della nostra regione, l'idea che era quella della Democrazia Cristiana, che poi ha prodotto quello che è sotto i nostri occhi. Pescara, io parlo di Pescara, mi limito a Pescara. Pescara potrà avere tante cose ancora, tante incompiute, tante cose da modificare, ma Pescara è una città che è sotto gli occhi di tutti. Pescara è una città che ha una età giovanissima. Pescara è una città che nei 40 anni si è sviluppata e ha visto questo sviluppo e questo benessere. Purtroppo un benessere che oggi segna il passo non per colpa dei pescaresi, ma di una crisi che attanaglia tutta l'Italia e non solo l'Italia, quindi anche la nostra regione e di conseguenza la nostra città. Io mi limiterò, siccome vedo qui che il titolo che ha dato Licio è un titolo molto significativo, da qui il futuro dell'Abruzzo, per non usare un luogo comune che spesso viene ripetuto, non si può costruire il futuro se non si conosce, non si ha dentro di sé la coscienza del passato. Io voglio fare un leggerissimo, sottilissimo passaggio su quello che rappresenta il passato e quello che può essere il futuro, passando per un presente che purtroppo ci vede affaticati, ci vede costretti a rincorrere la soluzione di tanti problemi. Oggi qui tra di noi io vedo l'amico Gianni Papponetti, con il quale già da qualche giorno parliamo di un argomento che è molto significativo e che segna la capacità di chi faceva politica ieri, speriamo di chi farà politica domani, ma purtroppo dobbiamo registrare delle incapacità di chi fa politica oggi, di amministratori locali che non hanno avuto e non hanno la capacità di aggredire il problema, un problema, e trovarne la soluzione. Oggi tutti sappiamo che c'è il problema del fiume Pescara, il dragaggio che ormai è diventato un leitmotiv, credo anche della futura campagna elettorale. Bene, chi ha vinto la gara d'appalto per dragare il fiume aveva come sua responsabilità nel capitolato d'appalto, c'era scritto che avrebbe dovuto avere la capacità di smaltire 2000 metri cubi giornalieri in un deposito già previsto. Bene, questi hanno sviluppato, hanno fatto questo dragaggio, i fanghi sono depositati alla foce del fiume e in queste ore, in questi giorni stanno attrezzandosi perché questi fanghi non ricadano nuovamente nel mare e nel fiume. Bene, abbiamo messo tanti giorni, hanno messo tanti giorni, tante settimane per arrivare a dragare questi pochi metri cubi di fanghi che dovevano essere smaltiti poi in altri posti. Nel passato, io conservo ancora gli articoli di giornale perché ho, come dire, questo vezzo di conservarmi per mia curiosità e per mia cultura personale. Il problema del dragaggio del fiume Pescara si presentava anche 20-30 anni fa. Nel momento in cui veniva registrata la necessità di dragare il fiume Pescara, allora onorevole Peppino Pitti, che è presente qui, faceva un'interpellanza al ministro della Marina Mercantile. Non passavano 48 ore che la draga veniva a dragare il fiume. La diversità del come si amministra, della passione che si mette nel proprio lavoro, perché la politica è un lavoro, ma è un lavoro molto particolare, dove il primo requisito è la passione. Se non c'è passione in politica non si può andare avanti, non si può colloquiare con la gente, non si possono aggredire i problemi. I problemi che abbiamo nella nostra città e nella nostra regione, io
nel futuro immediato faremo altre riunioni dove potrò parlare da candidato sindaco, vi dirò come il mio programma, come il mio disegno, ma sono certo che per quanto riguarda la regione questi problemi che attanagliano Pescara e che attanagliano tutto l'Abruzzo saranno sicuramente aggrediti, individuati e aggrediti da Licio, che sicuramente sarà, lo saluteremo, consigliere regionale, sarà punto di riferimento di questa città, perché voi dovete sapere, perché poi le cose vanno spiegate bene, io adesso non mi voglio dilungare, Pescara ha a oggi 7 consiglieri regionali del centrodestra, 7, non uno e non due, ma bensì 7. 7 consiglieri regionali non sono stati capaci di risolvere, per esempio, il problema del fiume. Questa la dice lunga, quindi saluteremo Licio come punto di riferimento di consigliere regionale eletto a Pescara e Luciano D'Alfonso sicuramente avrà vittoria, non dico facile, ma avrà una vittoria che lo segnerà come governatore dell'Abruzzo e da governatore dell'Abruzzo farà sicuramente bene come ha fatto bene per Pescara. Poi la sua attività è stata fermata in un momento, ma quello stop è stato superato in pochissimo tempo e in maniera brillantissima. Per cui io saluto tutti quanti voi sperando di riavervi presenti il 2 maggio quando presenteremo le nostre liste, le liste che appoggiano me come candidato sindaco, e in quell'occasione spero di potermi dilungare un po' di più, se Dio me lo permetterà, per presentare il mio programma e per farlo penetrare e veicolare le idee che ci hanno mosso e che ci hanno portato a decidere di fare una candidatura fuori dagli schieramenti tradizionali e di correre con 3 liste civiche. A voi ringrazio tutti quanti, passo la parola al professor Gaspar, a lui. Prego. Bene, ringraziamo Roberto De Camillis, che come ha detto 2 maggio presenterà la sua candidatura. Questa sera noi qui affronteremo comunque questi argomenti, perché il problema del porto è un problema centrale, sarà uno degli argomenti che toccheremo sia nella campagna elettorale e sia questa sera. Adesso io darei la parola al professor Lucio Gaspari, Ugo Crescenzi, che ha voluto essere presente, però non prenderà la parola perché purtroppo ha un problema con la voce. Intanto sono i posti liberi, se vuoi raccomandare. Prego, professor Lucio. Grazie caro Licio, cari amici, io vi voglio presentare un'idea di un importante personaggio. Non che io non abbia idee, però di solito le mie idee migliori riguardano la chirurgia. Questo è un grande personaggio politico, il presidente Marini. In un incontro che abbiamo avuto durante la scorsa campagna elettorale, il tema era il ruolo dei cattolici in politica. Marini ha fatto una riflessione profonda, importante. Dice: potrebbe sembrare che la Democrazia Cristiana sia stata sconfitta dal momento che non c'è più il suo marchio, non c'è più il suo nome, ma in realtà ha vinto. Perché ciò che vince non sono le cose ma sono le idee, e le idee della Democrazia Cristiana adesso sono le idee del Partito Democratico, la economia di mercato. Naturalmente non è stato difficile il problema dell'attenzione, della solidarietà. L'idea di un'Europa unita, queste idee adesso sono nel Partito Democratico. E come la Democrazia Cristiana è stata in grado di ricostruire il paese dopo i disastri della guerra, e io sono convinto, e credo che lo sarete anche voi, che l'unica possibilità di ricostruzione, di ripartenza, sia nel Partito Democratico. Non solo perché il Partito Democratico ha queste idee, ha ereditato queste idee, ma perché nel Partito Democratico ci sono uomini che vengono da quella esperienza, che vengono da quella scuola, che hanno quella cultura. Adesso questa è mia, non è di Marini. Voi avete una grande fortuna a Pescara. Cioè, e questo io
uso un paragone calcistico e vedo che di giovani non ce ne sono tantissimi, quindi si ricorderanno i meno giovani i tre grandi campioni, i tre angeli dell'Argentina. Chi erano? Erano Maschio, Angelillo e Simoni. Erano tre grandi campioni che erano fortissimi ciascuno e sapevano giocare insieme. Insieme erano ancora più forti. E qui ce li abbiamo e sono De Camillis, Di Biase e D'Alfonso. Questi sono i vostri campioni. E considerate una cosa, perché io penso che le cose più calde mai tutti e tre la loro iniziale è di come democrazia. Allora loro porteranno la democrazia, ridaranno vigore alla democrazia, ridaranno forza alla democrazia, che è la nostra speranza per il presente e per il futuro. Bene, ringraziamo Lucio Castro per una testimonianza importante. Con Lucio lo scorso anno abbiamo fatto un tour nella provincia di Pescara, anche fuori, per presentare il libro Remo Castro come servizio. Abbiamo fatto circa quasi 27-28 presentazioni anche con Luciano, mi ricordo a Manopello sia con Luciano che con Lucio Castro, è stata una bellissima presentazione, bella presentazione anche da Pateggio. È stato un modo con un libro su Remo Gaspari per rimuovere un po' la democristianità in giro per la nostra regione. Bene, allora adesso dico due cose e poi chiamo la parola a Luciano per la conclusione della serata. Io, scrivendo questi tre libri, L'era della balena, La biografia di Spataro e La biografia di Gaspari, ho toccato con mano la storia della nostra regione. Spataro protagonista della ricostruzione post bellica, insieme anche al ruolo svolto importante in Filomena di Castelli, e poi invece personaggi come Natale e Gaspari sono stati grandi protagonisti dello sviluppo della nostra regione. Io ho fatto un'analisi molto semplice, veramente di conti della serva, che cosa si è realizzato in questa regione dal 70 al 90, alla fine della prima repubblica, e che cosa si è realizzato dall'inizio della seconda repubblica ai giorni nostri. Nella nostra regione. E adesso farò un breve elenco, così ci capiremo e facciamo il confronto. Nella prima repubblica, dove c'era un'idea di regione, dove c'era un progetto di sviluppo sociale ed economico di questa regione, noi abbiamo avuto una grandissima politica infrastrutturale. Proviamo a togliere l'autostrada Roma-Pescara, Roma-Napoli. Proviamo a togliere l'asse attrezzato, le circonvallazioni. Proviamo a togliere quindi tutta questa grande viabilità. Che cosa sarebbe la nostra regione? Ecco, allora, la prima scelta è stata quella di uscire da Litoramento, di collegarci nord-sud, di collegarci per il terreno. Poi, intorno a questa grande politica infrastrutturale viaria, c'è stato l'aeroporto, la stazione inaugurata alla fine degli anni 80. Abbiamo impiegato 20 anni per realizzare la stazione, però è una delle più grandi stazioni d'Europa. È una stazione d'Europa che adesso da 2 anni chiude 4 ore la notte. Cioè ciò che Ugo Crescenzi, Remo Castro, Peppino Guidi hanno fatto con fatica per dotare questa città, non solo questa città, questo comprensorio, una stazione la più moderna d'Europa, adesso chiude 4 ore la notte. L'aeroporto, altra grande infrastruttura, su cui mi ricordo l'onorevole Crescenzi fece tante battaglie, se non sbaglio, sono per i vari servizi, le varie strutture, adesso rischia di chiudere 8 ore al giorno. Il porto, realizzato con le banchine nel 1910, poi migliorato tante volte, adesso è chiuso da 3 anni. Bisogna andare oltre. E sono sufficienti questi dati per capire che cosa hanno fatto questi uomini nella tanto molte volte così disprezzata prima repubblica e che cosa ha fatto questa classe politica altalenante nella seconda repubblica, soprattutto in questi ultimi anni. Tre infrastrutture, porta, aeroporto e stazione, stanno chiudendo. Ecco perché ci vuole. Vedete, io questa sera mi ritrovo con Luciano nella prima manifestazione politica, abbiamo avuto dei contatti nei mesi scorsi attraverso il libro su Remo Gaspari.
ma già da qualche anno, no? Gli dicevo che se un giorno avesse avuto la possibilità di vivere questa esperienza Presidente della Regione, avremmo abbattuto le diversità che dopo la fine della Democrazia Cristiana sono create nella nostra Regione, perché questo è un impegno diverso, è un impegno su un personaggio, un giovane politico democristiano che ha tutte le qualità per ridare a questa Regione la speranza, anzi di concretizzare la speranza, perché la prima volta che l'ho incontrato, circa forse più di 30 anni fa, mi cominciò a parlare della speranza come l'elemento che doveva determinare il movimento della politica. Ecco, adesso oggi siamo alla condizione di concretizzare quelle speranze e quelle attese. Lui ha le capacità per farlo, ha le capacità per riaprire il porto, per evitare la chiusura dell'aeroporto 8 ore al giorno, per riaprire la stazione di Pescara, ma soprattutto per cercare di portare anche la velocità dalle nostre parti. Ecco perché penso che bisogna investire su Luciano D'Alfonso come Presidente della Regione. Ci ho creduto da sempre su questa prospettiva. Ripeto, abbiamo abbattuto quelle divergenze che ci hanno caratterizzato in questi anni, frutto della fine della Democrazia Cristiana e della Prima Repubblica. Quindi dicevo, la politica infrastrutturale della Prima Repubblica, la politica viaria, porto, stazione, aeroporto, ma pensate ai bacini industriali, le aree industriali, no? Individuate nella Val Pescara, nella Val di Sangro, ma non ci vuole niente a disegnare un'area industriale su una planimetria, ma poi ci deve essere la grande capacità di portarci gli insediamenti industriali. E così sono arrivati la Serra, la Honda, la Fiat. Lucio un giorno a Mosca, se non sbaglio, presentando il libro sul gas, ha raccontato proprio l'aneddoto di quando Remo Gaspari si è messo dietro a Giovanni Agnelli per fare in modo che la Fiat, che doveva essere localizzata in Calabria, fosse localizzata nella Val di Sangro. E si mise tanto alle ruote di Giovanni Agnelli che alla fine Agnelli fu costretto dall'esistenza di Gaspari e anche soprattutto dall'area che aveva le infrastrutture indispensabili, necessarie per questi insediamenti, la Fiat arrivò nella Val di Sangro. Vedete, non ci vuole niente a disegnare un'area su una planimetria, ma poi bisogna fare le politiche. Lì a quel tempo, nella Prima Repubblica, c'era il progetto, c'era la capacità di leggere il territorio. Perché guardate, è populista quando si dice diamo alla gente ciò che la gente vuole. La politica non può dare alla gente ciò che la gente vuole, deve fare gli interventi per il bene della collettività. La politica deve guardare lontano, non all'immediato, deve guardare lontano. Ed ecco i grandi progetti della classe politica della Prima Repubblica. Una classe politica che sapeva leggere il territorio, una classe politica che sapeva progettare, che sapeva trovare le risorse e che sapeva poi attuare quei progetti. Ecco la grandezza della Prima Repubblica. Qui ci ritroviamo in strade, strada a scorrimento veloce, porto, aeroporto, stazione ferroviaria, la più grande industria dell'Abruzzo, l'università, 20 anni fa, 30 anni fa, adesso non c'è la libera università, poi diventata università statale. Ecco, allora, tutte iniziative nate da una classe politica che aveva il progetto, che aveva la capacità di concretizzare le attese e le aspettative del territorio. Che cosa dobbiamo dire in questi 20 anni? Provate a trovare una infrastruttura, provate a pensare, immaginare come in questi 20 anni ci sia stata una classe politica in grado di pensare a qualcosa di importante per la nostra regione. Non vado oltre perché sparerei sulla Croce Rossa. Cioè veramente ci troviamo di fronte a una situazione deprecabile. Vedete, qualcuno può dire, vabbè, ma insomma la stazione chiude 4 ore, l'aeroporto 8 ore, e su Italia la spesa pubblica, il porto, responsabilità totale della regione, e come diceva Roberto De Camillis, dei 7 consiglieri regionali del centro-destra che non si sono mossi. La Democrazia Cristiana, quando ha fatto queste cose, a Pescara aveva 4 consiglieri regionali, 4, ed riusciva a fare queste cose. Questa classe politica che io ho criticato, e non da oggi, perché avevo delle profonde divergenze su queste battaglie, non sono riusciti questi 7 consigli regionali a, diciamo, dare delle risposte al territorio. Quindi il problema è chiaro, c'era una classe politica che pensava e realizzava, oggi c'è una classe politica che improvvisa.
Perché da qui il futuro dell'Abruzzo? Perché vedete, Luciano D'Alfonso rappresenta, ma con gli uomini che lui ha scelto di candidare in tutto l'Abruzzo, qualche giorno fa abbiamo partecipato a una riunione con tutti i candidati delle due liste civiche, tanto per essere chiaro, non del PD, delle due liste civiche, Regione Facile, dove sono candidato pure io, e Abruzzo, Valore Abruzzo, dove ci sono invece esponenti della società civile, del mondo culturale. Bene, veramente c'era uno spaccato della Democrazia Cristiana, ma non dei vecchi democristiani, come dire, che poi sono persone rispettabilissime, come Ugo Crescenzi, che Pino Pieni, che hanno dato tantissimo, no? Però non penso che oggi siano abbiano il desiderio di mettere gli esporsi. Però la generazione di cinquantenni, di quarantenni, che a quel tempo svolgevano ruoli nel movimento giovanile della Democrazia Cristiana, o muovevano i primi passi della Democrazia Cristiana, Luciano è riuscito a coinvolgere intorno a un progetto che è quello di creare una classe politica consapevole dei bisogni dell'Abruzzo e soprattutto capace di dare le risposte. Ecco, questo è quello che ci vuole. Allora io penso che intorno a Luciano D'Alfonso possa crearsi questa realtà ricca di consapevolezza, una realtà in grado di ritornare a leggere le esigenze del territorio, di approcettare, a trovare le risorse, per questo lui è bravissimo, e a concretizzare i progetti. Ecco perché il 25 maggio vi chiediamo di votare Presidente Luciano D'Alfonso e permettetemi di votare per me come consigliere. Bene, adesso diamo la parola a Luciano. Io mi sento un po' sotto esame perché trovo e ritrovo tanti amici che negli anni passati hanno accompagnato questo cammino di impegno politico che poi ha conosciuto risultati, difficoltà, magari anche esperienze di dolore. Per questo mi sento convocato anche nella mia emotività. Ringrazio Licio per questa bella iniziativa, tutti quanti voi che avete corrisposto a questa iniziativa, naturalmente a Roberto De Camillis, e una grande stretta di mano a Lucio Gaspari e naturalmente all'onorevole Crescenzi. Poi un sentitissimo saluto e sorriso a voi che siete qui. Io penso che è arrivato proprio il momento di mettere all'ordine del giorno il tema del futuro della Abruzzo. È come se da questi lunghissimi 5 anni che abbiamo alle spalle, è come se si fosse ghiacciato il futuro dell'Abruzzo. Al massimo quello che ci è accaduto, se è andata bene, abbiamo conservato quello che abbiamo avuto, in eredità dal passato, da una stagione fatta di decisioni, di programmazione, di cultura di governo e di tanta attività di partecipazione popolare. Penso ai decenni passati lontani. Invece in questi ultimi quinquenni, da quando si sarebbe strutturata la fase nuova, sia della evoluzione delle istituzioni territoriali, sia del totale cambiamento di alcuni gruppi dirigenti, almeno per quanto riguarda la nostra regione, beh, è difficile fare il conto dei risultati conseguiti in concreto. Quale deve essere la prospettiva di questa regione che noi speriamo di prendere in braccio il 25 di maggio e di condurla per 1800 giorni nei prossimi 5 anni. Intanto mettiamoci d'accordo, noi abbiamo bisogno di riconcepire un progetto di Regione Abruzzo che consenta la vita degli abruzzesi, di poter ridisporre di comodità, di velocità e di facilità. Cioè chiunque ha un progetto di vita in questa regione non si deve sentire solo. Si tratti dell'imprenditore che vuole produrre ricchezza, non può essere lasciato solo come è accaduto in questi lunghissimi ultimi quinquenni. Ho incontrato in questi 13.000 chilometri di strada, di democrazia e di ascolto imprenditori del Teramano, in particolare uno, il dottor Mancini, che opera nel campo dell'idroelettrico. Ha dovuto attendere 9 anni per avere un'autorizzazione alla regione. 9 anni. 9 anni sono un pezzo di un ciclo significativo della democrazia, non solo delle cose. 9 anni, caro Lucio, caro Ugo, cari amici che siete qui, caro professore Landini, per Giorgio,
9 anni per avere un'autorizzazione. Lì non è la complessità della procedura, lì è l'estraneità di un'istituzione, è un atteggiamento di estraneità che si è stabilito tra l'assetto istituzionale del pubblico potere dell'amministrazione e gli interessi, i progetti, le aspettative, le speranze della comunità e della società. Esattamente il contrario di quello che l'ordinamento prevede. Noi abbiamo appreso, imparato, studiato, praticato che il potere pubblico deve essere una funzione della vita, non deve essere la pozzanghera della vita che ostacola la vita, che allenta e rallenta la vita. Così come noi dobbiamo fare sì che chi ha un progetto di vita, che è quello di studiare, di formarsi, anche qui ci sia facilità. Non può essere che un ragazzo che ha terminato, per esempio, i suoi studi, per quanto riguarda il seguito tra la formazione teorica che si assume alla scuola e all'università e la formazione pratica che si incrocia nei luoghi di lavoro, ci sia totalmente il disinteresse del sistema delle pubbliche premure, del sistema dell'ordinamento territoriale. Noi dobbiamo fare sì che non sia un affanno della famiglia fare in modo che quel ragazzo che ha terminato lo studio poi trovi l'occasione per sperimentare qual è la qualità della sua formazione teorica. Io parlo di occasioni di accesso graduato al lavoro, non parlo del diritto al lavoro contrattualizzato, della possibilità di essere verificati. Che cos'è che propongo su questo? Sapendo che la regione di adesso non è quella funzionante ma meno dotata del passato, quando l'ottimo Ugo Crescenzi è stato presidente della giunta regionale, la regione che è nata nel 2001 è una specie di statualità che opera sul territorio. Per la compiutezza dei poteri, per la compiutezza delle competenze, si può occupare con potere normativo di tutti gli aspetti della vita individuale e collettiva. Su alcuni profili agisce in regime di legislazione esclusiva, su altri profili in regime di legislazione concorrente. Financo sulla materia bancaria può operare dal punto di vista della legislazione concorrente, per non dire quello che può fare sulle politiche industriali, sulle politiche formative, sulle politiche del turismo, dell'agricoltura, della sanità, financo della cooperazione internazionale. Bene, che cos'è che propongo io, per esempio, con la squadra di candidati, di volenterosi che abbiamo messo in campo? Fare sì che si attivi una legislazione premiante e premiale a favore di quelle imprese che ospitano presso di sé giovani in verifica della loro formazione. Che significa una legislazione premiante e premiale? Che i bandi regionalisti destinati agli operatori economici sono accessibili dagli operatori economici alla condizione che possano esibire documentalmente l'accoglienza di un certo numero di stagisti e tirocinanti in verifica di quella che è la loro formazione teorica, della loro formazione anche da sperimentare in pratica. Questo in Baviera è un dato di fatto. Se tu non mi dimostri qual è il tuo coinvolgimento nella produzione di ricchezza collettiva, territoriale e sociale, tu non puoi accedere alle misure che io stabilisco. Questa significa conciliare un'attività amministrativa con un pensiero che deve impegnare quell'attività amministrativa, con un obiettivo, con un traguardo, così come deve essere consentito ad un territorio che si vuole organizzare, penso a un piccolo comune, ad una città distretta, ad una città capoluogo, di coltivare il suo progetto di vita, per esempio nel liberare le sue potenzialità. Pensiamo al comune di Sulmona. Noi non possiamo fare sì che il comune di Sulmona si senta completamente abbandonato nella sua domanda di riconnessione viaria o di aggancio della rete di internet, della banda larga e della velocità della trasmissione delle informazioni. C'è un giornalista dell'Espresso, Primo Di Nicola, che vive nella Marsica, in uno dei comuni esterni alla cinta muraria di Avezzano. Lui, per corrispondere con l'Espresso, il giorno è costretto a fare il palestinese, a intercettare dov'è quel filo di connessione per poter corrispondere con la struttura, diciamo, centrale del suo giornale. Queste si chiamerebbero adesso sconnessione di civiltà, interruzione di civiltà. Noi dobbiamo fare sì che la modernità ci riguardi non solo come, diciamo, negatività della modernità, ma la modernità ci riguardi anche come comodità, come velocità. E di questo la regione se ne deve fare carico, non come un adempimento burocratico.
Non perché se non lo si fa si è oggetto di critica e si è destinatari di critica, ma è su questo che si ritrova la legittimazione del potere. Perché il potere dovrebbe essere legittimato se non conclude nulla? Perché edifica la condizione dei mandarini, di coloro i quali si siedono per primi allo stadio, al teatro. Il potere diventa legittimato se assume impegni riferiti ai bisogni, all'aspettativa di diritti, e poi li mantiene. E questa coincidenza è garantita anche dalla coltivazione della partecipazione, incontri come questo, ma ripetuti incontri che faremo anche dal livello istituzionale per cercare di rianimare un'attività programmatoria. Vedete, questa è una regione che ha conosciuto le espressioni migliori di regionalismo, le uniche due espressioni di regionalismo apprezzabile, quando Crescenzi fece in quella breve stagione il presidente e quando lo fece Emilio Mattucci. C'era la esatta consapevolezza dei punti di forza della vita regionale, dell'economia regionale, della società regionale, e c'era la esatta consapevolezza dei poteri dell'ente regione, dell'ordinamento regionalista. Allora, da allora al 2001 è successa una rivoluzione sul piano della dotazione dei poteri. Dal 2001 ad oggi non si è mai verificato che i poteri dell'ente regione in Abruzzo siano stati utilizzati, e adesso ce li tolgono. La revisione del titolo quinto è una revisione che va contro di noi e contro quello che a noi servirebbe sul piano, per esempio, della ridotazione infrastrutturale. Noi abbiamo le infrastrutture donateci dalla classe dirigente degli anni 70, 80, fine anni 80. Quelle infrastrutture andrebbero adesso recuperate, rilanciate, restituite ad una nuova compiutezza e ad una nuova funzionalità. Pensiamo al porto. Lo dico guardando nella mia direttrice anche l'onorevole Quirico. Per fare in modo che il porto di Pescara si tolga dalla sua invalidità, non ci serve di impedire al comandante della Capitaneria questo o quel provvedimento, o alla Direzione Generale dell'Edilizia Statale o dei porti, che tra l'altro hanno soppresso questa o quella linea di finanziamento. Noi abbiamo bisogno di insediare un'autority portuale che dal primo all'ultimo dei giorni dell'anno si fa carico della 1. manutenzione, 2. dico anche pulizia degli spazi a terra del porto, 3. della promozione, 4. fare in modo che sia uno spazio concavo per accogliere le attività sia di chi fa la pesca, di chi conduce anche attività in ragione del turismo e anche di chi conduce attività a valenza commerciale. Noi lì manchiamo di 30 per arrivare a 31 e paghiamo la manutenzione del porto, cioè il dragaggio, 13 milioni con un valore oggettivo di 2 milioni, perché non si è mai avuta la determinazione di mettere mano ai 116 scarichi abusivi lungo il fiume Terno Pescara. Nonostante che conosciamo quegli scarichi da anni, perché ci fu un progetto finanziato da Giorgio Ruffolo che fece fare il catasto degli scarichi, ma quel catasto deve dare luogo adesso ad una politica di recupero e di riconversione. Chiamiamo a raccolta gli imprenditori che determinano quegli scarichi e vediamo cosa fare con loro concordatamente. Una parte la fa il potere pubblico, una parte la fa il soggetto privato. È così che consentiamo al porto di durare, di funzionare. Tenete conto che sono a portata di mano qualcosa come 150.000 metri quadrati di spazio, di retroporto, che potrebbero essere consentiti anche per l'attività turistica, anche a tempo, come fa Salerno, per esempio. A 200.000 metri quadrati di retroporto, frutto della manutenzione eseguita ogni anno delle vasche di colmate utilizzate e riempite. Qui timidezza su tutto, incertezza su tutto, sempre pronti a precisare qual è lo spazio della non competenza. C'è una bravura spaventosa nel dire questo non è di mia competenza, a fronte invece di una stagione nella quale, secondo me, la classe dirigente si fa riconoscere se si tuffa contro i problemi, non se si nasconde o si rimpicciolisce. Provate a pensare a quello che è successo all'Aquila: una gara dei nascondimenti e una gara delle giaculatorie. Allora lì ci arriveremo prima o poi a rifare tutte le mura all'Aquila, ma rifatte le mura. Quanto varranno quelle mura se non torna la vita dentro quelle mura? Quanto varranno? Vedete quello che è successo anche in qualche altra parte d'Italia, dove le mura si sono rifatte, non è tornata la vita. Penso a Valtopina in Umbria, dove adesso non vale più nulla ciò che si è rifatto, che non c'è più la vita. All'Aquila si corre questo rischio, e lo dico da sindaco che apprezza questa città e che è stato apprezzato da questa città, perché sono stato votato due volte e credo anche la terza volta. Parlo con preoccupazione.
ragione, ci voleva una norma che riaiutasse la vita delle imprese, una specie di nuovo obiettivo 1 a favore della vita delle imprese che devono ricominciare ad operare lì e nel resto dei territori interessati da quella specie di trauma demolitivo che è il terremoto. Non c'è stata la perspicacia di capire che serviva una norma da concordare con l'Europa in quella stagione nella quale l'Europa ci avrebbe dato di tutto in quei primi 2 anni, anche i pettini d'argento per le vergini di Santa Rosalia ci avrebbero dato. Non lo si è chiesto, perché? Non perché non lo si è voluto, non ci si è pensato. E perché non ci si è pensato? Questo accade quando le classi dirigenti sono casuali, perché a volte può capitare di vincere. Uno si mette come una mosca sopra una mucca e riesce a fare il trapasso che deve fare. Oppure riesce a combinare cognomi, candidature idonee, astute, azzeccate. Poi fa la maggioranza e fa la metà più. E dopo che succede? Qui sta la differenza tra questa modernità di quasi vincitori casuali e quello che è successo negli anni lontani passati, quando altri hanno vinto e hanno fatto. Gaspari questo rappresenta. Con una straordinaria filiera di altri eletti. Io cito un episodio, uno ne conosco, Lucio. L'arrivo della Texas Instruments ad Avezzano. Lo conosco proprio io perché mi sono trovato nel pomeriggio giusto. Lì non poteva sorgere quell'azienda. Non perché Crizia non voleva. C'era un vincolo medievale, un uso civico, che ostruiva l'utilizzo di una particella. E naturalmente la burocrazia diceva a Gaspari: ministro, non si può. Lui disse: fatemi capire perché. Se ci fosse stata invece una pettinatura al posto di Gaspari, avrebbe detto: bah, per fortuna che non si può, così mi scanso. Lui disse: fatemi capire qual è il problema. E gli dissero che c'era un giudice di corte d'appello delegato ad amministrare quel vincolo. Disse: vabbè, ma questo dunque esiste in vita, questo giudice di corte d'appello. Scriviamo, chiediamoli se è possibile superare il problema. Era Ugo De Aloisi, tra l'altro originario casualmente di Manopello, casualmente, non c'entra nulla, postumo. Gli scrisse la lettera al ministro e quello disse: beh, incontriamoci e vediamo come alienare questo vincolo. Ci fu l'attivazione di una procedura, si risolse il tema di quel vincolo, poté nascere quell'azienda. Secondo voi, quel colosso che sentiva dire di un'Italia imprendibile, introvabile, quando vide questa capacità di questo ministro di fare ante litteram lo sportello unico veritiero, come si trovò rispetto a quella parte di Abruzzo, a quella parte d'Italia, a quella parte di Marsica? Per fortuna che sono capitato qui. E di lì nacque erano le lire, 2.000 miliardi di vendite di investimenti, 2.500 assunti. Una straordinaria vicenda economica che ha prodotto una infrastrutturazione, un asset per quanto riguarda quella straordinaria realtà dell'Abruzzo che continua ad essere un rettangolo capace di assorbire tanta domanda di insediamento produttivo. Per me quella, caro Pier Giorgio, è l'area industriale per eccellenza dell'Abruzzo. Quella è la Piana del Cavaliere, per la capacità di mettere sul campo suolo, spazio, che è una delle coordinate dello sviluppo. Bene, noi dobbiamo recuperare queste storie, come altre storie che voi conoscete, tutta la partita della ricostruzione che ci fu nel 1984 con l'ordinanza 905 firmata a Zamberletti ma mediata dai parlamentari di allora. Io mi ricordo ancora una lettera dell'onorevole della provincia di Pescara del Tempo, che era l'onorevole Quini, ma ci fu anche una battaglia di Gaspari, che credo allora fosse ministro della funzione pubblica, nei confronti di Zamberletti per fare in modo che le ordinanze della protezione civile fossero compiegate rispetto allo specifico delle esigenze dei comuni della vallata sinistra del fiume Pescara. Te lo ricordi, Giovanni? Che lì colpì in prevalenza la vallata sinistra, che poi era anche la vallata dalla quale provenivo io e provengo io. Insomma, una maniera di concepire l'uso dell'amministrazione, l'iniziativa pubblica, la riflessione politica per fare fronte contro i problemi, non per accarezzarli o per distanziarsi dai problemi. Che cos'è che noi dobbiamo fare in questa stagione a favore dell'Abruzzo? Uno, organizziamo una riconoscibilità dell'Abruzzo in Europa come la regione che in maniera più veloce dice di sì alle imprese. Perché dobbiamo riconoscere questa come una priorità? Perché in 5 anni, negli ultimi 5 anni, noi abbiamo perso 8.000 imprese attive. Su 137.000 imprese attive di 5 anni fa, adesso ne sono 129.000.
5 anni fa avevamo 534.000 percepienti reddito da lavoro, adesso ne sono 498.000. 5 anni fa avevamo come PIL in valore assoluto 29,3 miliardi di euro, adesso ne sono 26,3 miliardi di euro. 5 anni fa come raccolta bancaria avevamo 29 miliardi di euro, adesso ne abbiamo persi 4. A fronte di questo noi non possiamo essere disinteressati o inermi. 5 anni fa avevamo 2.000 brevetti e invenzioni industriali che venivano depositati a Via Molise a Roma. Adesso ne sono 780-790. È caduto il sentimento di questa regione. C'è lo spavento, c'è la signoria della paura, c'è quasi il disinteresse sul destino collettivo. A chi spetta il primo passo? Di chi è la prova iniziale? Del potere pubblico. Del potere pubblico. Il potere pubblico deve reincoraggiare, avendo visione, coraggio della decisione. Il potere pubblico deve determinare un recupero di fiducia da parte dei consumatori a consumare, a condizione che abbiano reddito, secondo degli imprenditori ad investire, dei decisori a decidere. Su questo io vi dico, aiutateci ad avere le energie, la fiducia, ve la ridaremo con gli interessi. Licio è candidato per essere eletto, non per fare una partecipazione da presepe, è candidato per essere eletto e anche per declinare tutta la sua esperienza che ha coltivato in questi lunghissimi anni da consigliere comunale, da assessore, da consigliere provinciale, da premuroso della storia cittadina e territoriale, da battagliero anche nel mondo dell'informazione, da scrittore, da storico, diciamo, come possiamo dire, da storico ritrovato, da storico appassionato ritrovato. Abbiamo bisogno di fare sì che le necessità, le risorse finanziarie che verranno stanate, le risorse normative che verranno utilizzate, poi possano disporre di risorse umane, che sono quelle che la democrazia colloca, individua e valorizza. Noi dobbiamo fare in modo che in questa regione, per esempio, sia un diritto consentito a tutti, quello di sapere come sta sul piano della salute, della premura sanitaria che spetta a tutti. Invece c'è un ammassamento che mette insieme chi vive la condizione della perdita di autonomia, chi vive la condizione della fragilità e della debolezza con chi vive la terribile condizione della patologia. Su questo, caro Lucio, aiutaci a concepire, per esempio, una programmazione sociosanitaria che produca differenze di servizi, un livello di servizio per chi è debole, fragile, per chi perde autonomia e un livello di servizio appropriato, personalizzato per chi vive la patologia. Dobbiamo organizzare una filiera territoriale lunga tra chi vive la condizione della cittadinanza attiva e magari può perdere in quel momento un pezzo della sua forza, della sua robustezza, e poi andando avanti il medico di famiglia, il distretto sanitario, la casa della salute, la struttura territoriale, l'ospedale generalista che si fa carico dell'urgenza, dell'emergenza e anche delle acuzie. A fronte di tutto questo però reimpariamo a dotarci di dati, a immagazzinare dati e a lavorare i dati per organizzare l'offerta di salute. Non è possibile che facciamo come con la desalinizzazione dell'acqua della Sicilia. Noi acquisiamo i dati ma non li lavoriamo, per cui l'offerta di salute in Abruzzo è sconnessa. Dobbiamo fare in modo che ci sia una coerenza, in maniera tale che questa coerenza con i numeri produca anche la valutazione delle performance. Il capo dipartimento non può essere quello che viene a pranzo con me il giorno delle virtù teramane. Il capo dipartimento di neuroscienze deve essere uno che oggettivamente ha i numeri curriculari, ma soprattutto sa cosa fare nell'organizzare quel dipartimento. La dipartimentalizzazione non è l'ultima soddisfazione che spetta a chi vuole soddisfare il suo egoismo professionale, ma è una maniera di organizzare le performance al più alto livello. Dobbiamo dotare le strutture periferiche e territoriali di autonomia. Il direttore generale non può essere una specie di sultano che controlla financo l'ultimo atto amministrativo a valenza organizzatoria dell'ultimo distretto d'Abruzzo. Obiettivi a monte e poi valutazioni a valle, obiettivi, dotazione di risorse. Io mi ricordo nel 1996 con Glauco Torlontano, con Armando Mancini, col sindaco di Città Sant'Angelo della nostra famiglia politica, concordammo di trasformare l'ospedale generalista di Città Sant'Angelo in RSA. L'operazione fu immediata, chiusura e riconversione.
Non è possibile che dovunque in Abruzzo ogni idea di riformismo determini un di meno dappertutto. Le riforme di questi tempi sono un toglimento di tanto all'indirizzo di ciò che prima veniva dato. Organizziamo invece il ritrovamento di una logica della acquisizione dalla parte della collettività, ma anche della produzione a favore della collettività. Ci sono territori dell'Alto Vastese senza niente, senza viabilità, senza strutture di servizi individuali e collettivi, solo con l'abbondanza della lontananza. Per andare a Montazzoli, che è un comune diventato notissimo, ci vuole il cavallo. E il cavallo ci vuole per andarci e poi per spostarci, per fare attività scolastica, per ricevere servizio di salute, per vivere un minimo di condizioni di dignità. Ma non è possibile che una regione debba adesso assistere a questo spettacolo, per la pigrizia che ha aggredito. Guardate, le risorse ci sono, e adesso vi faccio una distinta di risorse. Nella spesa farmaceutica abruzzese, che è pari a 320 milioni di euro l'anno, si può razionalizzare 40 milioni di euro l'anno. Sapete come? Basta acquisire in maniera rispettosa delle esperienze di tutti, acquisire, acquistare. Secondo, conservare un minimo di intelligenza e distribuire con una logistica che tenga conto di cosa si tratta l'Abruzzo. Noi abbiamo l'interporto di Manopello, che è vuoto, che è pieno di ragnatele e di materassi. Organizziamo lì un punto unico di acquisizione di farmaci, di conservazione e di distribuzione con la logistica intelligente. Risparmiamo 40 milioni di euro. Secondo, caro Lucio Gasta, la mobilità passiva. Possiamo risparmiare 60 milioni di euro se facciamo sì che la diagnostica sanitaria si verifichi velocemente e le prestazioni, per quanto riguarda le bravure di cui disponiamo, sono veloci e anche personalizzate. Facciamo sportelli unici sanitari, organizziamo insomma quasi le coccole a favore degli abruzzesi, tenendo conto che ne siamo pochi. A Borgo Trento, a Verona lo fanno, perché non lo potremmo fare noi? Questo livello di piena corrispondenza tra ciò che serve e ciò che viene dato a chi ha bisogno di quello che serve. Guardate che con la Schengen della sanità, sanità senza frontiere, o ti organizzi nella tua regione, o ciascuno può andare dovunque alla ricerca delle sue prestazioni, anche a Lione o in Baviera, per cui tu o te lo fai l'organizzazione, o la paghi quella che opera degli altri a favore dei tuoi cittadini. Organizzazione, che è quello speciale mercurio che la classe dirigente ci deve mettere a favore della cucitura che ci deve essere tra i medici bravi che ci sono in Abruzzo e le macchine, i macchinari, la tecnologia che c'è anche in abbondanza, pagata anche di più. Ma chi ci vuole fa lavorare H24 i macchinari per la diagnostica, ricontrattualizzando il tempo di lavoro del personale preposto? A Verona l'hanno fatto, perché non lo potremmo fare noi? L'organizzazione è questo, e su questo va giudicato il management di vertice, non solo la fiduciarietà. Così come, cari amici, sapete che sono i global service, modalità di acquisto di beni e servizi della pubblica amministrazione. In Abruzzo si possono risparmiare 100 milioni nell'acquisto del lavanolo, dell'energia elettrica, del calore, della ristorazione leggera, della reception telefonica, della guardiania, della manutenzione degli ascensori. Qua in Abruzzo stiamo arrivando che il costo dell'involucro organizzativo della sanità sta superando il prodotto core sanitario, cioè l'incontro del camice bianco col paziente. La preparazione della scatola, del contenitore, come voce di costo sta superando l'incontro camice-paziente dal punto di vista del prodotto di salute. Anche lì 100 milioni escono facilmente. Ultima annotazione. Sapete qual è la terza regione italiana per valore dell'economia idroelettrica? L'Abruzzo. Il valore da economia idroelettrica dell'Abruzzo per l'Italia è pari a 2,5 miliardi di euro. Tutto nelle tasche di Eni. Sapete quante noi altri prendiamo? 13 milioni di euro. Possiamo organizzare una gara rigorosa e selettiva che faccia sì che i nuovi gestori diano luogo competitivamente ad un'offerta al rialzo a favore di coloro i quali sono i proprietari di queste reti, che naturalmente i proprietari sono i tenutari del territorio delle acque. E la legge ci consente di fare questo, la legge sull'approvvigionamento energetico, che è di competenza regionale. Certo, va negoziato a Roma con la conferenza Stato-Regioni questo tipo di iniziativa. 100 milioni possiamo prenderci anche di più, a parte i fondi di derivazione comunitaria e nazionale, i fondi FAS, per esempio. Perché tenere in ghiacciaio per 5-6 anni?
Quando la Regione Molise li ha collocati, l'Umbria li ha collocati, le Marche li hanno collocati, che si aspetta? Qual è il vuoto che c'è che non consente? Il vuoto di idee, di bisogni, di necessità, l'imprevidenza decisionale, che cos'è che ritarda così tanto? Insomma, io quello che vi dico, e mi avvio alla conclusione, che c'è bisogno di riagganciare il futuro in questa Regione, avendo contezza che abbiamo una grande responsabilità. Nel passato l'Abruzzo è stato capace di togliersi dalla condizione del reddito pari alla mezza mela al giorno a testa dell'indagine Stefano Iacini. Voi sapete che appena dopo l'Unità d'Italia, fino all'avvento della Repubblica, l'Abruzzo, il Molise e tutto il sud italiano sono stati bersaglio di 4-5 commissioni di indagine o di inchieste sulla povertà. Ce n'è stata la penultima, fatta da Stefano Iacini, che si è collocata prima della Seconda Guerra Mondiale, la quale ha rilevato come condizione di reddito degli abruzzesi mezza mela al giorno a testa. Quello è il punto di partenza. Poi c'è stata la Seconda Guerra Mondiale, poi c'è stata, diciamo, questa attività di impostazione della vita repubblicana e poi sono cominciati i governi ad orientamento e a guida della Democrazia Cristiana, del centro-sinistra, del centro allora molto largo e poi del centro-sinistra del 59. Bene, tutto quello che si è fatto in Abruzzo, ma dico anche in Italia, lo si deve alle intuizioni di quella classe dirigente, nutrita dalle idee ricostruttrici della Democrazia Cristiana del 1944, ma nutrita anche da una capacità di ascolto dei territori, dei mondi vitali, degli interessi, che hanno fatto sì che noi ad ogni passaggio eravamo all'altezza. Noi, io dico, noi come partecipi di questa famiglia, noi dobbiamo essere capaci di riassicurare il futuro all'Abruzzo, recuperando la grandezza del passato. Le autostrade, le scuole, le università, le grandi aziende, anche una dimensione di vita comunitaria. Un grande della provincia di Avellino, come Ciriaco De Mita, ha detto che si candida all'età di 86 anni sindaco di Nusco perché vuole soltanto ricostituire la vita comunitaria di Nusco. Anche sul piano dell'essere vita comunitaria, l'Abruzzo funzionava, c'era solidarietà, c'era una capacità di conoscersi e di riconoscersi, di aiutarsi. C'era una capacità di testimoniare anche il contributo personale per la vita degli altri e per il valore delle cose degli altri. La vita comunitaria è questa, quando le cose degli altri valgono anche per sé. E l'importante non si definisce soltanto nella sfera della propria famiglia o casa. Noi su questo piano dobbiamo essere capaci di ricominciare, dobbiamo essere capaci di ambizione. Io quello che vi rendo certo è che faremo un grande lavoro del quale non vi pentirete. Grazie, vi chiedo un grande aiuto per quello che dovete. Bene, ringraziamo Luciano D'Abbozzo, ringraziamo il professor Gasma, il dottore Crescenzi. Io vi aspetto, lo dico da adesso, a parte il 2 maggio la presentazione della candidatura a sindaco di Roberto De Camillis, vi aspetto il 16 maggio, praticamente all'apertura della fase finale, a un evento spettacolo che faremo al Circus, venerdì 16 maggio. Vi aspetto lì, grazie e buona serata a tutti.